Volevate una ricetta con l'avocado? Facciamo una ricetta con l'avocado! Per sapere se un avocado è maturo o troppo maturo, ti tocca palpeggiarlo. Il fatto che tu debba toccare culo e testa lo rende ancora più una roba da maniaci sessuali. Non tutti gli avocado cambiano colore come questo, che è verde chiaro e poi diventa verde scuro. Se ci affondi il dito dentro, vuol dire che è marcio. Se è troppo duro, vuol dire che lo lascia al supermercato, deve essere morbido il giusto. Lo tagli a metà, questo qua il nocciolo non si mangia. Se trovi dei punti marroni, vuol dire che è troppo maturo. Volevo l'erba cipollina, non l'ho trovata, ho preso un cipollotto, userò la parte verde. L'avocado verrà fuori questa cremina meravigliosa. Mettiamo un pochino di erba cipollina e ritritiamo. Allungheremo questa crema con l'acqua della pasta. Niente olio, questa roba è la cosa più cicciosa del mondo. Per rendere tutto divertente, aggiungiamo il salmone. Non ho messo niente, né sale, né pepe, né maionese, né yogurt, né soprattutto olio. A parte l'olio, tu aggiungi quel cazzo che ti pare. Se aggiungi l'olio, un po' non hai capito un cazzo dell'avocado, però. Aggiungi acqua se è troppo papposo. E pronti. Perfetto. Tutorial brutto del riso con asparagi e uova in camicia. E se va bene a me, buona camicia a tutti. Asparago intero, togli la fine del gambo, pela la parte inferiore, taglialo a pezzi e lascia intatte le punte. Soffritto col cipollotto, gambi degli asparagi, sale. Quando cominciano a essere mangiabili, teste. Fai andare per 2-3 minuti. Tieni in caldo. Acqua con 3 cucchiai d'aceto, porta a bollore. Intanto riso a bollire. Oggi precisissima. Pela a bolle, gira l'acqua, così. Abbassa la fiamma e al centro ci versi l'uovo. Per 3 minuti. E con la schiumarola, tirato fuori. Tac. Riso negli asparagi. Un po' di sale sulle uova. Pronti. Ed ecco l'uovo in camicia. Che figata. Proprio una camicia coi baffi. Tutorial brutto del riso al cocco e curry. Ti serve del latte di cocco? No, quello acquoso. Nel dubbio, guarda le calorie. Se ne ha poche, non va bene. Per facilitarci la vita, dobbiamo di nuovo imparare a usare questo strumento del demonio. Ma è legale nel 2023 fare dei barattoli senza la linguetta? È una tecnologia che si perderà nel tempo, come le cinture di sicurezza in Star Trek. Lo mescoliamo perché sta qui da un bel pezzo. Bello denso però. Per quelli, ma di cosa sa? Sa di cocco, raga. Non zuccherato, Poco burro e scalogno, fiamma bassa, facciamo andare finché lo scalogno è bello morbido. Versiamo poi il nostro cocco e lo portiamo leggermente a ebollizione. Bolle, aggiungiamo il riso, io uso il basmati ma puoi usare quello che vuoi. E adesso cottura ad assorbimento. Se serve si aggiunge dell'acqua salata. Usa una fiamma che faccia sempre bollire, mescola spesso, se no si attacca al fondo. Oggi alimentazione sana basata solo sui grassi. Un riso chetogenico. A metà cottura aggiungiamo il curry e un po' di sale se serve. Curry poco perché sennò copre tutti i sapori. Io ho usato in 200 grammi 3 grammi di curry. 3. Mi sono fatta prestare la solita bilancia di Walter White. Il risultato deve essere super denso, quindi attenta con l'acqua. I tempi della confezione probabilmente non saranno giusti, quindi assaggia per sapere se è pronto. Ci vorrà più tempo. E pronti. La confezione diceva 10 minuti, ne ho impiegato 18. Ed è ancora al dente. Riesco a decidermi se è buono o se è una stronzata. No, non lo facciamo più. No, non lo facciamo più, c'è la bocca tutta grassa. No, non è grasso, ti ho detto la nostra cosa. Tutorial brutto di un risotto a radicchio non amaro. Partiamo dalla scelta del radicchio. Personalmente mi attacco al cazzo, o questo o niente. Per sapere quale radicchio è il più dolce c'è Google. Per prima cosa lo dobbiamo mettere a bagno, sciacquare più volte. E poi togliamo un po' di parte bianca, che è la parte più amara. Ma se non ti piace il radicchio fai qualcos'altro. No, in realtà mi piace, è che è troppo amaro, esagero. Ecco il nostro bottino. Lo teniamo a bagno, sciacquando l'acqua un paio di volte, fino a quando non siamo pronti per cuocerlo. In padella cipolla rossa più dolce possibile, questa di Tropea e pochissimo olio. Appena la cipolla è morbida aggiungiamo il radicchio che cuociamo a parte, così non attacca la sua amarezza e depressione al riso. Quando siamo a questo punto è pronto, aggiustiamo di sale e versiamo del vino rosso. Alziamo a cannone la fiamma, facciamo evaporare e assorbire. Tostatura del riso a secco e comunque non facciamo il soffritto. Ce lo abbiamo, quindi vino anche nel riso. Dopodiché
Brodo vegetale, c'è un po' di tutorial in questo vapore. Prepariamo il risotto nel solito modo, aggiungiamo brodo man mano che viene assorbito. Intanto il nostro radicchio è diventato così. Mancano 3 minuti, aggiungiamo anche il radicchio a fiamma spenta, burro e parmigiano. Chiudiamo e lasciamo riposare per 2 minuti. E pronti, sempre più fumoso. Sali radicchio senza diventare più amaro della vita. Vi dirò, quasi quasi si poteva lasciare qualche costina. Buonissimo. Ho voglia di 2 cose. Di riso, e infatti già lo sto lessando. E di cioccolata calda, quindi metto tutto insieme. Per non farmi mancare niente ci metto anche una pera. La pelo, però poi la buccia me la mangio, ma non la voglio dentro al riso perché poi è amarognola. Prepariamo la cioccolata seguendo le istruzioni della bustina. Però ci metto pure la pera perché è ghiacciata, almeno prende un po' di temperatura. Riso nella ciotola. Ci versiamo la cioccolata sopra. Mescoliamo, ma non è finita. Qualche cereale. E col coso di zio Paperone per cercare l'oro. E lo zucchero a velo. Ora vado a mangiare. E pronti. Ovviamente il riso è salato, eh. Però forse mi piace di più la pasta. Col ciupare. Sto avendo la botta di zucchero. E guai chi mette a bagno questa roba. È la parte più buona della cioccolata, quella bruciacchiata. Riso lessato alle 4:30 del mattino perché non sapevo che cosa fare. Teso su un piatto, così si è raffreddato naturalmente senza nemmeno metterlo in frigo, nonostante ci siano 65 gradi all'ombra. Solida montagna di rucola che durerà per un mese e mezzo penso. Infine code di gamberi, non gamberetti che sembrano dei vermi e mi fanno un po' senso. Per scongelare i gamberi, solita cosa, o li metti in frigo per 24 ore, oppure acqua fredda, busta per alimenti ma anche senza va bene uguale, cambi l'acqua diverse volte. Garantisco, i gamberi non perdono sapore con questo congelamento selvaggio. Poco olio, aglio, appena inizia a soffriggere bene tutti i gamberi. Sono code di gambero che abbiamo tolto il carapace e la merda, Ci vorrà meno di 2 minuti. Sono pronti, quando si arricciano diventano super bianchi. Spegniamo e aggiungiamo il sale. Pure se è freddo ci cacciamo il riso, così assorbe tutto il sughetto in fondo. Pure il prezzemolo e pure un po' di rucola. Adesso mescoliamo. Un pochino di succo di limone. Ma manca l'arma segreta. Chilate di maionese. E pronti. Tutorial brutto del risotto al panettone. Panettone, sì, quello dolce con le uvette e i canditi. Useremo del gorgonzola. Invece del vino facciamo lo spumante brutto, mi raccomando, brutto. Bicchiere di lusso, facciamo un assaggio. Mi fa proprio schifo. Postatura del riso a secco. Togli il riso, metti il burro e la cipolla. Se sei insicuro puoi aggiungere anche un cucchiaio d'olio, così alzi il punto di fumo. Cipolla è morbida, aggiungiamo il riso. Siamo alla fiamma, spumante. E ora si prosegue come sempre. Brodo vegetale, si ricopre, man mano che evapora e viene assorbito se ne aggiunge. Fiamma spenta, fine cottura, gorgonzola. E un po' di panettone, ma in realtà poco perché lo metteremo sui piatti più che altro. Io ho messo 80 grammi di gorgonzola e 50 di panettone. Ora chiudiamo e facciamo riposare per qualche minuto. Tac, succhetti di panettone. E pronti. Poi tra un po' vi avanzeranno talmente tanti di quei panettoni che non sapete più dove infilarveli. È strano, ma buono.